Buonasera a tutte e tutti, e grazie anche a Tatia, al sindaco, all'amministrazione comunale, al mio Claudio per l'invito, perché è un piacere condividere queste esperienze, queste impressioni, queste progettualità che non come dicono io, come dicono scienziati, ma tutto il mondo, non sono la base, diciamo, della costruzione di un futuro migliore, ma sono la base della costruzione di un futuro possibile, perché queste sono le generazioni in cui ci troviamo. Sempre gli scienziati di tutto il mondo ogni anno pubblica un rapporto molto interessante che si chiama Global Shot Daily, cioè ogni anno fanno il calcolo di quante risorse ogni anno l'umanità consuma e quante ne avrebbe potute consumare in termini di sostenibilità. Al 2013, per la prima volta nella storia dell'umanità, il Global Shot Daily, cioè il giorno del sorpasso, il giorno in cui iniziamo a tingere le riserve, è andato il 20 di agosto. Quindi questo arco temporale in cui ci troviamo dal 20 agosto al 31 dicembre, di fatto stiamo attingendo alle riserve, cioè stiamo di fatto incidendo negativamente sui diritti delle future generazioni di vivere in un ambiente sano. E quanto c'entra il tema dei rifiuti in questo macro tema della sostenibilità? C'entra non poco, perché appunto altri studi scientifici dimostrano come circa il 45% dell'impatto umano dell'ambiente sia causato appunto dagli impatti ambientale del ciclo della materia. E quindi se fino a qualche anno fa si studiava l'impatto ambientale dei rifiuti calcolando solo l'impatto ambientale dello smaltimento, questo incideva intorno al 5% sull'impatto ambientale umano, appunto invece tutto il ciclo della materia, più giusto calcolare, quindi l'estrazione della materia prima, il trasporto, la trasformazione, il trasporto, il consumo, il trasporto, lo scarto, il trasporto, lo smaltimento, tutta questa filiera appunto significa il 45% dell'impatto umano sull'ambiente, quindi non un dettaglio. E quindi cambiare prospettiva nella relazione uomo-materia, dalla prospettiva lineare come quella a cui tradizionalmente siamo abituati, con la nascita della materia prima, con l'estrazione, la morte nel primo trasferimento utile, invece è una visione che è circolare della materia, dove appunto non esiste mai morte della materia, significa ridurre enormemente l'impatto ambientale, e proprio questo è alla base della filosofia di Fisi Zero, che nel 2007, quando ho adottato come campagna, il primo comune in Italia a fare questa scelta, molti definivano questa un'utopia, una cosa realizzabile, assurda, a confronto dello stato, diciamo, delle cose, mediamente italiane, in materia di gestione dei rifiuti. Noi non ci siamo inventati niente, abbiamo copiato semplicemente le migliori esperienze in campo internazionale. Non ultima una città di oltre 1 milione di abitanti, che è la città di San Francisco, che appunto ha adottato la strategia di Fisi Zero e ha ormai superato il 75% della raccolta differenziata appunto in una metropoli di quelle dimensioni. Allora, io ho portato qui stasera un po' una carrellata di foto per fare un po' un viaggio insieme in quello che appunto Coltonet, ma tanti altri poi ricercatori, studiosi di tutto il mondo hanno definito come i 10 passi della strategia di Fisi Zero. Questi sono i 10 passi, li elenco velocemente e poi andiamo uno a uno. La separazione della fonte, quindi l'eliminazione del sistema a cassonetto, e il secondo, la conseguente organizzazione dei sistemi di raccolta domiciliarizzati. Il terzo passo è il compostaggio, vedremo diversi step del compostaggio. Il riciclaggio degli altri materiali, di vetro, plastica e quant'altro. Tema centrale è quello appunto, il quinto passo della riduzione dei rifiuti. In termini normativi l'Unione Europea stabilisce nella definizione delle priorità proprio la gestione dei rifiuti al primo punto proprio la prevenzione della produzione dei rifiuti, quindi tutti gli stati italiani, tutte le regioni, tutte le province quando fanno pianificazione della gestione dei rifiuti al primo punto, ancora prima della raccolta differenziata dovrebbero mettere riduzione della produzione degli scarti. E quindi qui vediamo cosa possiamo fare in tante comunità dove appunto si stanno moltiplicando sempre le iniziative. Al sesto passo è l'utilizzo della riparazione, un tema altrettanto importante. Al settimo, incentivi economici, qui parliamo principalmente di tariffazione puntuale. All'ottavo passo, separazione dei residui oggetti di ricerca. E al nono, miglior design industriale, dove all'ottavo passo si intende per separazione del sito, quindi il riutilizzo anche di ciò che non è riciclabile, e per centri di ricerca lo studio dei materiali che poi portino al nono passo, quindi a spingere anche le aziende a fare scelte più intelligenti quando si va a fare progettazione di imballaggi.
e l'arrivo è Giustizia entro 2020. In questo viaggio, diciamo sempre, non è tanto importante l'obiettivo finale, Giustizia entro 2020, quanto tutti i passi che facciamo cercare di arrivarci, perché magari nel 2020, come detto, ci arriveremo scontatamente alla Giustizia entro, anche se ci, poi possiamo arrivare molto vicini, come già tanti comuni ormai ci stanno arrivando, senz'altro sarà già un grande successo. Ecco, tutte queste immagini che faccio vedere di passo passo per lo più sono di comuni come Capanno, dove sono stato per 6 anni assessore d'ambiente, ma anche di tanti altri che si stanno unendo alla strategia di zero. Dicevo, fumo prima del 2007, oggi siamo circa 200 comuni italiani per fare questa scelta, per circa 4 milioni di italiani che quindi la stanno costruendo in ogni comune e nelle loro comunità. Allora, ho detto, il primo passo è abbandonare il sistema di raccolta a cassonetto, che è un sistema che deresponsabilizza le abitudini e impedisce un buon livello di raccolta differenziata. Questo è un cassonetto di quelli che erano ancora rimasti a confine tra Buc e Capanno, perché Capanno è un comune di 46.000 abitanti che confina col capoluogo, che è la città di Lucca, che fino all'anno scorso era amministrata al centro-destra e loro non credevano che porta a porta. Cosa che riuscivano a fare era un articolo di contro di noi per lamentarsi del fatto che i cittadini di Capanno usavano appunto questi loro cassonetti per conferire i rifiuti. Poi, appunto, per fortuna è cambiata la vita politica e le intenzioni della nuova amministrazione comunale, che sta portando tutta la città di Lucca, quindi si parla di 80.000 abitanti, al porta a porta entro la fine dell'anno prossimo. E qui, appunto, qualcuno sarcasticamente ha scritto: non sono ancora sazio sul cassonetto, ma appena indicare quanto questo sistema sia davvero deresponsabilizzato. Il passo successivo è appunto l'organizzazione dei servizi di raccolta domiciliarizzati, che poi chiaramente ogni comune organizza a livello territoriale in base alle loro esigenze e funzionalità. Qui noi abbiamo organizzato il sistema di raccolta su un calendario settimanale dove si raccolgono 2 volte a settimana l'organico, una alla carta, una alla plastica, una al vetro, una non riciclabile, quindi 6 ritiri su 6 giorni. Questo sistema ci ha permesso di, in pochi anni, passare dal 37 a percentuali oltre l'80% di materiale avviato di ciclo, e ogni anno risparmiamo circa 1,5 milioni di euro di mancati costi di smaltimento, che quindi non ci servono per coprire quei costi più che ci sono nell'organizzazione dei servizi di raccolta domiciliare, come appunto la creazione di circa 50 nuovi posti di lavoro. Noi abbiamo un'azienda che è totalmente pubblica, che serve oltre Capanno e altri 5 comuni per un bacino di circa 90.000 abitanti complessivo, e l'azienda poi ha replicato gli stessi sistemi di raccolta anche su tutti gli altri comuni, quindi ha trasformato completamente la propria attività da raccolta cassonetto a raccolta porta a porta, e quindi sta volgendo anche i dati di bilancio e l'organizzazione aziendale. Un elemento importante che è vero, facendo anche forma importante, perché è quello della partecipazione, perché chiaramente porta a porta si basa sull'adesione della cittadinanza, che si basa su una corretta informazione, che si basa anche su una corretta motivazione. Tanti sono stati gli incontri che abbiamo fatto trattando di assicurare i abitanti, ma in 40 tracce diverse, quindi abbiamo fatto ovviamente un paio di incontri tutte le volte che stavamo per allargare, ampliare il servizio a una diversa frazione, e una volta dopo aver avviato il servizio per raccogliere suggerimenti per comunque migliorare sempre la qualità di servizio. Ecco, un'indagine che per noi è stata molto importante e anche motivante, fatta dalla Facoltà di Scienze della Comunicazione della Sapienza di Roma, ha misurato l'indice di riferimento del nostro porta a porta, che diciamo, rispetto diciamo, a altre città dato anche superiore, ma non quanto senz'altro ci saremmo aspettati, perché cioè oltre quanto ci saremmo aspettati, perché i dati di rendimento superavano il 90% del campione intervistato. L'informazione l'abbiamo fatta sia con l'assemblea di iniziative pubbliche, sia con una visita appunto casa per casa, chiaramente con la distribuzione del materiale informativo e dei libricini sacchetti, che abbiamo scelto di fare in convenzione con l'associazionismo locale, quindi rendendo la cittadinanza stessa protagonista di questo grande cambiamento. Questi sono i mezzi che abbiamo utilizzato, quindi su cui si è convertito il sistema, e appunto, avendo un territorio molto esteso, circa 160 km quadrati, abbiamo delle piattaforme che vengono portate
all'inizio tutto e tolta fine tutto, poi appunto i mezzi svuotano, poi vengono, sono delle peste mobili, diciamo, che poi vengono eliminate a fine tutto. Tanti mezzi hanno scelti ecologici, quindi metano, elettrici, per ridurre al minimo anche gli impatti ambientali delle filiere di raccolta, e tanta iniziativa che facciamo anche nelle scuole per sensibilizzare e motivare i ragazzi a queste scelte. E importanti sono state anche le isole ecologiche, per realizzarsi sul territorio, veramente eliminando criticazioni, per dare uno sbocco, diciamo, di poter conferire qualsiasi cosa sul territorio. Abbiamo fatto delle tre, nelle tre aree del nord, sud e centro. Arriviamo al compostaggio. Qui possiamo distinguere diversi livelli di compostaggio. Il primo, diciamo, di cui già si è parlato, quello domestico, che abbiamo una piccola riduzione sulla tariffa per chi lo pratica, ma anche altri tipi di compostaggio si stanno diffondendo sempre più. Questo è un compostaggio, diciamo, sì, collettivo, che è un macchinario che abbiamo acquistato in Svezia, ma ora appunto è andata anche nell'azienda italiana che ha avviato la produzione di questo tipo di macchinari. È un macchinario che appunto in Svezia usano anche nelle città, nei condomini, dove non c'è raccolta degli organici, perché il condominio stesso si autotrasforma in compost gli scarti organici di cucina. In quello sportello mette il suo sacchettino di carta dell'organico, dall'altra parte dopo 4 settimane esce compost che è pronto per l'utilizzo e i cittadini stessi prendono e portano sul balcone, usando le proprie basi del terrazzo. Quindi noi abbiamo invece installato accanto alla mensa comunale, quindi tratta fino a 20 tonnellate di scarti organici ogni anno, e quindi non andiamo più alla mensa ogni giorno a prendere tutti i grandi scarti di cucina per i prodotti, ma vengono autotrasformati in compost che poi viene regalato ai cittadini che possono utilizzarsi. Ma un ulteriore livello di compostaggio è un compostaggio che, ad esempio, sono le forze di una visita che facevo a San Marino, che lì utilizzano da tempo questo sistema, che è un compostaggio, diciamo così, modulare, più piccolo, molto più piccolo rispetto ai tradizionali impianti di compostaggio, ma che spesso hanno molte problematiche localizzative, ma senz'altro più grande rispetto al compostaggio collettivo, e riescono a trattare quote significative di scarti organici, quindi per i comuni, diciamo, medi, nelle nostre dimensioni, sono una soluzione efficace, modulare e, diciamo, ben gestibile. Questi invece sono progetti ovviamente di comunità di tanti tempi. Arriviamo al quarto passo, quello del riciclo, il riciclo di carta, organico. Qui è un'iniziativa che facevo una volta l'anno, un abbigliamento organizzato un pullman gratuito per tutti i cittadini che ogni anno volevano venire a visitare un diverso impianto di riciclo, quindi per mettere in assoluta trasparenza tutto il ciclo della materia e far toccare con mano i risultati stessi appunto della differenziata costruita dalla cittadinanza. Qui non si tratta solo appunto, l'importante è chiaramente focalizzare, visitare, conoscere tutte le filiere sulla carta e sulla plastica, sul vetro, ma anche sui rifiuti elettrici e elettronici, perché purtroppo c'è uno scarso riciclo di questo tipologia di materiale. Quindi invece vediamo un'azienda che è l'eccellenza italiana del riciclo dei rifiuti elettronici, che è la Dismetro, che ad esempio delle lavatrici arriva a riciclare il 98%, quindi sta colando un grande valore anche di mercato di materiale. Il valore dei materiali, appunto, su cui merita è stabilito in un accordo che ogni 3 anni viene fatto tra l'ANCI e il CONAI, è appunto l'accordo ANCI-CONAI. E qui appunto oggi siamo quest'anno, tra l'altro nell'anno cui scade il contratto e quindi viene rinnovato. È successo purtroppo che per circa 10 anni l'ANCI ha legato a un'unica persona le trattative per il rinnovo di questo accordo, e su questo accordo purtroppo si è andati sempre a continuo ribasso. Quindi, diciamo, le condizioni del CONAI, che sono, diciamo, il Consorzio Nazionale dei Produttori di Imballaggi, hanno sempre vinto rispetto alle richieste dei comuni. E quindi hanno visto diminuire costantemente i valori riconosciuti ai comuni dei materiali che tornano sul mercato. Tant'è che appunto siamo una nazione a livello europeo in cui c'è la minore remunerazione economica dei materiali. E quindi con l'Associazione dei Comuni Virtuosi abbiamo lanciato qualche mese fa questa campagna appunto sulla giusta remunerazione dei materiali dell'accordo al CONAI. E oggi appunto sono in fase di trattamento.
amministratori che sta appunto valutando le condizioni del rinnovo dell'accordo. L'accordo finora appunto prevedeva una remunerazione della carta intorno agli 89 alla tonnellata di cartone, 25 della carta intossata, sul vetro varia molto dalla quantità di scarti presenti, comunque col porta a porta, se si fa il tono materiale non è difficile arrivare a fascia eccellenza, e quindi arrivare a un valore intorno ai 37 alla tonnellata. Mentre ci sono grandissime criticità in merito all'accordo sulla plastica, perché le condizioni che sono stabilite dall'accordo per raggiungere una buona condizione economica sono talmente difficili, quasi impossibili da raggiungere, almeno nelle fasce di eccellenza, che spesso appunto vengono riconoscere poco comuni sui materiali. In Toscana è, tra l'altro, partito in merito alle plastiche, il primo impianto, ma sta funzionando molto bene, quindi si dovrebbe diffondere in altre regioni, spero presto, il primo impianto sul riciclo di scarti delle plastiche, perché nelle plastiche finiscono tanti scarti, circa il 30-40% ovviamente, varia dalla regione a regione, ma ovviamente questi sono i valori, questi materiali finora finiscono tutti a combustione, negli incineratori. Invece appunto è partito il primo impianto in Toscana dall'azienda Revet che pellettizza questo materiale e lo vende alle aziende che poi lo utilizzano al posto del plastica biologica. Ecco, qui vedete ad esempio in termini normativi cosa significa fare una politica per la promozione dell'uso e getta o invece la promozione degli imballaggi riutilizzati. Qui vedete sei diversi esempi di paesi europei e questo sono i valori del CAC. Il CAC è il contributo, diciamo, che viene chiesto ai produttori degli imballaggi per rimettere sul mercato un imballo. Le case, ad esempio, della bottiglia di PET in Italia il produttore paga 0,3 centesimi, che quei 0,3 centesimi poi vanno a finanziare tutti i meccanismi poi del riciclo. In Austria 2,5, in Germania 5, in Danimarca 7, in Norvegia 11, in Finlandia 76, quindi vedete che diversità c'è, e già dai livelli dell'Austria e della Germania, che sono 10 volte tanto, un po' di più, il mercato autonomamente direttamente si indirizza sull'abbandono, se siamo usi e getti, da sulle cose rende principalmente. Ecco, arriviamo al quinto passo, che sono le iniziative per la riduzione del rifiuto. Anche qui tanti sono gli esempi che si stanno diffondendo sempre più, si parte dagli abitudini comunali, quindi l'uso ad esempio dell'eliminazione di tutto l'usi e getti di plastica dalle mense comunali, l'uso, l'abbandono delle acque, dell'acquisto delle acque minerali, e così via. Questo è sempre sull'acqua, un progetto che abbiamo fatto a Camaldoli per la valorizzazione delle fonti sorgive, avendo un territorio che è anche rurale in molte parti, abbiamo praticamente costruito un casottino, mattoncini, che ospita una tecnologia raggi ultravioletti che elimina carica batterica e quindi garantisce la potabilità dell'acqua al pari dell'ambiente, ma senza l'aggiunta di cloro. E quindi sono molto utilizzate e ovviamente un'acqua, diciamo, di ottima qualità. Sono 15 fonti. E abbiamo costruito questa via dell'acqua che a pari della via del vino fa conoscere non il prodotto vinicolo, appunto dove sono tutte queste 15 fonti sorgive. Ecco, arriviamo anche qui, come già accennato prima, ai distributori automatici del latte alla spina. Anche in questo caso sono un'occasione importante per i produttori locali, per il risparmio dei cittadini, per la riduzione dei trasporti e per la riduzione della produzione degli imballaggi. E sempre per la riduzione degli imballaggi, tanti appunto comuni stanno inserendo sgravi fiscali per le attività commerciali che inseriscono merceologia di vendita sfusa, la spina. Qui vedete ad esempio un'agraria che dopo questa forma di incentivo ha inserito in detersivi la spina nella propria attività commerciale, ma tante altre sono gli esempi simili. Qui invece le foto di una prima attività commerciale che è nata proprio a Capandoli dall'idea di quattro ragazzi che hanno fondato questa cooperativa che si chiama F Corta, che non è di Santa Donessa Lunga, ma F Corta provocatoriamente sta per filiera corta, quindi per vendita alla spina sono 250 prodotti, tutti senza un imballaggio e tutti fatti in largo di 70 km in programmando. Quindi hanno costruito i posti di lavoro, hanno dato un bel aiuto ai produttori locali e hanno dato maggiori garanzie sulla qualità dei materiali in vendita e sono ridotti i componenti di imballaggio, chiaramente. C'è di tutto, da farine, paste, olio, e stanno replicando questa attività commerciale in tante altre città d'Italia dove gli
viene chiesto, quindi fanno, c'è cioè una consulenza di impresa per garantire questo tipo di attività. Ecco, anche le farmacie comunali abbiamo utilizzato per veicolare il messaggio della sostenibilità, sia con i tensivi della spina, ma anche con i pannolini lavabili. Ecco, sui pannolini lavabili tanti comuni inseriscono incentivi per l'acquisto e che sì, raggiungono magari alcune famiglie, senz'altro le più sensibili, ma difficilmente diciamo, raggiungono la massa diciamo, delle famiglie che hanno figli. E per invece ridurre significativamente il problema dei pannolini in usegetta è nata anche qui un'esperienza da una cooperativa che è nata nei comuni intorno a Bologna, che si è avviata per la prima volta in Italia il servizio di fornitura di pannolini lavati e igienizzati. È partita da due comuni, dagli asili nido di due comuni, oggi è a 15 comuni e si sta ampliando sempre più. Anche loro appunto, hanno costruito dei posti di lavoro, hanno ridotto i rifiuti e sono competitivi in termini di costi rispetto ai costi di usegetta, quindi hanno guadagnato tutti, diciamo così. Questa è una parte Porta alla Sport, che l'associazione Comuni Virtuosi porta avanti con la promozione delle sport utilizzabili, e questo è invece un prodotto che forse riduce poco rifiuti, ma aiuta come tante altre cose a decorare il messaggio, sono chewing gum biologici biodegradabili, che al contrario delle altre non sono fatte in derivati al petrolio, non contengono aspartame, sostanze nocive all'organismo, ma sono fatte da gomma naturale, caucciù, estratto dagli alberi, importate in Italia dal commercio industriale e che quindi non vanno nelle indifferenziate come l'acqua nell'organico, se vanno per terra non sporcano per anni, ma si sciolgono nell'arco di un paio di settimane. Arriviamo al sesto passo, le iniziative per il riuso e la riparazione. Un primo livello è quello delle iniziative per l'utilizzo, questa è Soffitto in Piazza, un'iniziativa che è organizzata ogni due mesi a Camargo, ma tante sono quelle che si stanno diffondendo sempre più in tanti comuni. E questo invece è un centro del riuso, un centro più strutturato, però partirei da quello che abbiamo visto, visitato, poi abbiamo imparato e replicato anche a Camargo. Appunto, qualche anno fa, andando in Svezia a vedere l'impianto di compostaggio collettivo, vedemmo anche il più grande centro europeo per l'uso che ha realizzato la città di Gothenburg in Svezia, e è un investimento che ha fatto il comune, ha investito 4 milioni di euro, ha realizzato questo parco praticamente con diversi capannoni e ha dato in gestione a una cooperativa. Questa cooperativa ha assunto in forma stabile 30 dipendenti e versa ogni anno al comune gli utili di impresa. Siccome nel 2012 è cresciuta sempre più l'attività, mediamente 200 cittadini governano ogni giorno vanno lì a acquistare materiali, nel 2012 la cooperativa ha versato al comune 800.000 euro di utili, quindi è un'azienda che funziona molto bene. E c'è di tutto, porte, finestre, sanitari, elettrodomestici, qualsiasi cosa si può trovare e acquistare veramente a prezzi sbagliati. E appunto, in piccolo abbiamo realizzato la stessa cosa anche nella nostra comunità, in questo centro che ha fatto proprio la stessa filosofia, cioè realizzato accanto all'isola ecologica, perché all'isola ecologica arriva tantissimo materiale che magari è ancora riutilizzabile o con poco riparabile. Quindi all'entrata dell'isola ecologica, come vedete, abbiamo messo questa sbarra che praticamente permette di visionare prima che il materiale superi il confine dell'isola ecologica, poi superato il parco dell'isola ecologica, per legge quel materiale diventa rifiuto. Però prima che diventi rifiuto, diciamo, viene visionato dai volontari del centro di riuso, questi primi anni abbiamo dato in gestione a Caritas questo spazio, quindi con il proprio personale visiona il materiale e lo mette a disposizione degli utenti, diciamo, dei servizi sociali, dei centri di ascolto, delle famiglie più bisognose. Quindi unendo un vantaggio economico, perché questo materiale non va smaltimento, ha un vantaggio ambientale ma anche sociale non indifferente. Arriviamo al settimo passo, incentivi economici di tariffazione puntuale. Le prime esperienze italiane di tariffazione puntuale, quelle più diffuse, sono state realizzate con un microchip che viene applicato nel bidoncino del non riciclabile, quindi viene, diciamo così, quantificato ogni compimento, quindi a fine anno si sa quante volte una famiglia ha esposto il proprio bidoncino del non riciclabile e in base a quel dato paga la tariffa. Siccome a Capanno avevamo delle non riciclabili in un sistema di ritiro a sacco e volevamo evitare di distribuire altri bidoncini alle famiglie, abbiamo fatto una prima sperimentazione che poi è andata bene, quindi abbiamo poi esteso a tutto il comune, di inserire il microchip
dal centro c'è un trasporto microciclo che appena si è chiuso, quindi diciamo la famiglia non ha cambiato l'abitudine, il fatto esatto lo mette fuori, mentre prima lo metteva fuori tutte le settimane, perché tanto il servizio c'era tutte le settimane, anche ora è garantito tutte le settimane, ma prima non era contabilizzato di tiro, quindi tutte le settimane che il sacco era vuoto per due terzi, veniva messo fuori il sacco. Ora chiaramente si mette fuori solo quando è estremamente pieno. L'operatore, come prima, non fa niente diverso, prende il sacco e lo butta nel cassone, ma come vedete, testata al cassone c'è una piena che è in grado di leggere appunto ogni conferimento e quindi legge il numero che è in ogni sacco. Quindi noi sappiamo che ogni numero fa riferimento a quel rotolo che è stato consegnato a quella famiglia e quindi ci sono diversi vantaggi economici, almeno quattro diciamo. Il primo è che si riduce normalmente il quantitativo del materiale, perché le famiglie sono scritte ad avere più attenzione rispetto a prima. Il secondo è che si diminuiscono molto i ritiri, quindi gli operatori fanno prima a fare i giri di raccolta. Il terzo è che si recupera l'evasione, perché quando si va 5 per 5 a distribuire i sacchi all'elenco degli iscritti alla tariffa per la tariffa puntuale, si vede il 5 che non era scritto, quindi si recupera al 100% l'evasione fiscale. Il quarto vantaggio economico è che prima l'azienda aveva un'organizzazione dei servizi che era, diciamo così, a discapito dei responsabili nella gestione dei turni degli operatori, qui invece c'è un sistema di GPS che è in grado di leggere chiaramente ogni distanza che fa un operatore e ogni ritiro che fanno gli operatori, quindi si distribuiscono meglio anche i dati di lavoro. Arriviamo adesso alla conclusione, l'ottavo passo, abbiamo detto separazione dei residui e centri di ricerca. Questa che vedete è una barra che può sembrare di plastica normale, in realtà è fatta per il 60% circa di plastica legge, ma per il 40% di CDR. Il CDR è il combustibile derivato dal rifiuto, è il rifiuto indifferenziato trattato per essere una sua combustione. Invece, prima che entrasse in un inceneritore, è stato preso messo questa tecnologia a freddo, diciamo così, che a temperatura circa 200 gradi, fonde insieme alla plastica legge e ne arriva un prodotto. Tante sono tecnologie come queste che non sono mai più sperimentazioni, ma sono fermate a livello nazionale. Un altro impianto, questo è a Piovello, un altro è Vedelago che fa diciamo, del polvere che poi vengono mescolate negli spalti. Comunque con queste tecnologie siamo a costi realizzativi di un decimo rispetto a un incentore anche meno. Vantaggi occupazionali senz'altro superiori e costi di trattamento nettamente inferiori. Ecco, ci sono già due grandi province italiane che hanno scelto definitivamente di andare in questa direzione, sono uno la provincia di Lucca, perché aveva un inceneritore ma gestito da un'azienda privata, avevano messo 200.000 inquinanti per aumentare i propri profitti, è nata un'inchiesta in magistratura, c'è stato un fermo dell'impianto per un anno, in questo anno la provincia alla fine di quell'anno non ha più rinnovato l'autorizzazione della riapertura dell'impianto, ma ha avviato la riprogettazione industriale dell'impianto. La seconda provincia è la provincia di Reggio Emilia, che riguarda un incentore a fine vita, doveva decidere se ripotenziare il genitore o fare scelte diverse. Hanno messo a paragone i due scenari economici e non hanno avuto dubbi a scegliere subito queste altre tipologie di tecnologie. Ecco, qui vedete invece l'attività del centro di ricerca, che abbiamo appunto istituito a Capannoli 4 anni fa e che fa un'attività importante ogni 3-4 mesi. Qui vedete appunto Paul Collett e Rossano Colini, che sono il presidente e il coordinatore del centro di ricerca, l'andare a appunto a piedi esatti nel centro di stoccaggio dove passa il rifiuto indifferenziato. Un'attività all'inizio sembrava sempre una cosa sgradevole, in realtà è molto istruttiva perché appunto si vanno a vedere dove sono gli errori. Gli errori di raccolta, cioè gli errori dove appunto si vede nella foto finiscono ancora materiali riciclabili, stanno scomparendo dalla tariffa puntuale, perché c'è più attenzione. Gli errori di materiali diciamo, che possono essere riparati o riutilizzati, cerchiamo di intercettarli con i centri di riuso. Rimangono diciamo, gli errori di progettazione, li definiamo così, i rifiuti non riciclabili, che appunto in altri stati hanno tassazioni anche di 30 volte superiori a quelle italiane e quindi naturalmente lì ce ne sono meno. In Italia ce ne sono tanti, possiamo fare un esempio fra migliaia, le capsule del caffè usaggetta, che poteva sembrare un dettaglio un po' contro, in realtà andando a vedere così spesso, andando a approfondire il problema, abbiamo visto che non è poi così poco, perché
perché solo a Capanno ci sono 9 tonnellate ogni anno che vanno in discarica, quindi uno spreco di materiale enorme, costo per la comunità non differente. A 140 euro tonnellate, che è il costo che noi abbiamo negli smaltimenti della velocità. Sono 12.000 a livello nazionale le quantità prodotte, e abbiamo scritto una lettera all'Avanza per denunciare il problema. Poi mandate gli organi di stampa, ha avuto un certo richiamo, l'Avanza ci ha chiamato a Torino nello centro di ricerca, di lì è partita un'interlocuzione per avviare da Capandoli una sperimentazione sul recupero delle vecchie capsule da parte dell'Avanza e quindi evitare che vada allo smaltimento, e vedremo se ce la faremo. Dicevo, stanno aumentando sempre più i comuni che vanno verso il rifiuti zero, siamo ormai a 200 comuni, 4 milioni di italiani che costruiscono questa strategia, solo Capandoli, oltre al dato importante, ma non esaustivo, della percentuale differenziata passata da 35 oltre l'80, il dato per noi più importante è la riduzione dei rifiuti, quindi da una produzione che era di 30.000 tonnellate annue siamo passati a sotto 20.000 tonnellate, quindi una riduzione di circa il 37% del numero complessivo di scarti. Queste idee venivano, appunto, dicevamo prima, all'inizio definite un'utopia qualche anno fa. Oggi possiamo dire che il rifiuti zero non è un'utopia, ma che è vero di contrario, cioè è un'utopia pensare di andare avanti senza rifiuti zero, perché appunto qui gli scienziati ci dicono non avremo abbastanza materie prime per sprecarle come stiamo facendo oggi in Italia, circa 2/3 a smaltimento. Tutte queste buone pratiche sono state trasformate in una proposta di legge che abbiamo consegnato alla Camera, che è discussione parlamentare. Speriamo che appunto questa proposta possa essere giudicata appunto buona dai gruppi parlamentari. Noi speriamo, vogliamo credere che questo avvenga quanto prima, che quindi queste idee, queste esperienze possono essere sempre più, diciamo, rafforzate anche dal contesto normativo che vada in questa direzione. Questi sono due libri che raccontano queste e tante altre belle esperienze. Uno è l'Anticasta, un libro che abbiamo scritto con l'Associazione dei Comuni Virtuosi, un libro per quanti bisogna ancora cambiare il paese, piuttosto che cambiare il paese. E questo è un libro che invece si chiama Calendario della fine del mondo, anche qui il titolo è abbastanza provocatorio, racconta capitolo per capitolo quanto c'è di qui alla fine del mondo, cioè di qui alla fine delle risorse, le rifiuti, l'energia, l'acqua, i cambiamenti climatici, e quindi quante possibilità positive ci sono in termini di sviluppo, diciamo così, verde, anche occupazionale, non solo ambientale, vantaggi ambientali e sociali, se invece scegliamo la sostenibilità. E quindi grazie di nuovo per l'invito.